Gesù non delude mai, Gesù non delude mai, lascia i dubbi, vieni e vedi che non deluderà mai. Sei solo e triste, senza pace, pieno di paura, è uno che ti ama fedele, uno che non fallisce mai. Gesù non delude mai, Gesù non delude mai, lascia i dubbi, vieni e vedi che non deluderà mai. Quando la notte minaccia, urantace nell'aria, è uno che nisce il tuo bisogno, uno che non fallisce mai. Gesù non delude mai, Gesù non delude mai, lascia i dubbi, piedi e vedi che non deluderà mai. Quando in tempi duri il piacere tormenta il cuore, vai da lui col tuo dolore, lui non fallisce mai. Gesù non delude mai, Gesù non delude mai, lascia i dubbi, vieni e vedi che non deluderà mai. Città di Napoli! Cari napoletani, cari turisti di passaggio, Gesù Cristo disse: andate per tutto il mondo e predicate il Vangelo a ogni creatura. Lui disse che deve essere predicato nel suo nome il ravvedimento e il perdono dei peccati a tutte le genti. È per questo che sono arrivato qua in questa città. Io vengo dal punto più nord d'Italia, dall'Alto Adige, e giro le regioni d'Italia per proclamare e diffondere la parola di Dio, perché oggi la gente non conosce più la verità. Perciò il profeta disse: il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza. È proprio così anche oggi, che il popolo perisce per mancanza di conoscenza. Anche qui a Napoli ho visto tanta superstizione, sì, tanta religione, ma non vedo la fede che salva, perché soltanto uno ha la fede nel Figlio di Dio, nel risorto. Capite? Le religioni non si possono salvare, tutte le religioni, sia il cattolicesimo, sia l'islam, il buddismo, si possono citare tutti, ma il vero cristianesimo si rivolge ad una persona che è Gesù Cristo. Gesù disse: io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Capite? Questa è la promessa, questa è l'unica via che porta in cielo, che porta nel paradiso. Oggi la gente pensa a se stesso, percorre per la via larga, che è una via peccaminosa, che porta alla perdizione. Va bene, non è Padre Dio, non è San Ambrogio o un altro santo che ti potrà salvare, ma soltanto il Figlio di Dio, perché Dio, il Padre, tanto amato questo mondo, che ha donato il suo Figlio Gesù Cristo, affinché chiunque crede in Lui non perisca ma abbia vita eterna. Capito? Questo era il messaggio del Vangelo della pace. Vangelo glorioso, non quello che ascoltate domenica per domenica, che vi raccontano delle barzellette, delle favole, delle menzogne. Ci vuole una conversione, ci vuole un pentimento. Uno non può restare con me. Se volete restare come siete, allora andrete all'inferno. Capite? Io ve lo dico con tutta la franchezza. L'inferno è una realtà, non è un posto dove si va a divertirsi,
così sta bene. No, all'interno della realtà sta tutti coloro che si rifiutano di credere, perché sta scritto: chi avrà creduto sarà salvato, ma chi non avrà creduto sarà condannato. Capite? La scelta sta a voi. Voi dovete scegliere quale via intraprendete. Ed è questo che devo informarvi, è questo che sono venuto qua in questa città, perché dovete ascoltare il messaggio della pace. Chi è il principe della pace? Gesù Cristo. Oggi la gente non conosce più la pace, capisci? Dappertutto chiedono pace, pace, non c'è la pace. Perché è così? Perché la gente non è riconciliata col Padre Celeste. Uno deve avere pace con Dio, soltanto poi avrà pace in famiglia, pace al lavoro, pace col vicino. Purtroppo questo non viene predicato più. No, oggi ognuno vive per modo suo e pensa che basta. E poi vediamo le conseguenze. Crisi, conflitti, guerre, dappertutto. E perciò ancora vi esorto, vi avverto, pentitevi, convertite, finché c'è tempo. Cercate il Signore finché si lascia trovare, perché il tempo di grazia finirà, presto finirà, e poi non c'è più opportunità. Capite? Ognuno di noi va incontro alla morte, è un punto fisso. Nessuno di noi può scampare questo giorno, il punto della morte. E poi di che cosa ti vuoi vantare? Vuoi dire ho fatto una vita per bene? Vuoi dire ho lavorato, ho pagato le tasse, domenica per domenica sono andato a messa? Tu pensi davvero che questo basti per andare in cielo? Non basta. Tu puoi praticare la tua religione ogni giorno, però alla fine il cielo entrerai soltanto quando avrai fatto la volontà del Signore. Tu sei anche soltanto un cristiano quando fai la volontà del Signore, non quando tu dici tu credi. E in che cosa credi? Beh, io credo in un Dio al di là, uno crede nella là, l'altro crede in un'immagine, ma Gesù Cristo non è un'immagine, non è un pezzo di gesso, non è un pezzo di legno. Lui è il Dio vivente, il creatore dei cieli e della terra. Capite? Dobbiamo venire da Lui, dobbiamo umiliarci davanti al Signore dei Signori, davanti al Re dei Re. È questo che è il messaggio che dovete ascoltare. Non quello che vi racconta il mondo vi inganna, il mondo vi illude. Alla fine, che cosa rimarrà? Niente, capite? Niente. Nudo ci sei arrivato, nudo te ne andrai. Devi lasciare tutto qui, soldi, patrimonio. Non servirà a niente. Ma la tua anima devi salvarla, uomo, donna, di Napoli, giovane, anziano. Sta in palio la vita eterna, sta in palio la tua anima. Come passerai l'eternità? Dove? Non è così che tutti automaticamente andranno in cielo. Se fosse così avremmo lì lo stesso casino come qui in terra. No, però non è anche vero che dopo la morte è finito. Non è così. L'anima è immortale, l'anima sopravvive. Ma dove? Quale luogo? Paradiso o inferno? Siamo noi a scegliere. Il Signore ha tutto fatto quello che poteva. Capito? Il Signore ha donato il suo figlio, perciò dobbiamo aggrapparci al Signore, credere in Lui, avere fede. Questa è l'unica possibilità per scampare, per evitare l'ira di Dio, perché l'ira di Dio prevale su questa terra, l'ira di Dio prevale su questa società. Capite? È questo che dovete sapere, scampare l'ira di Dio. Dio è santo, e siccome è santo tollerare niente di profano nella sua presenza, siccome lui è giusto, deve giudicarci tutti ingiusti, ma siccome Dio è anche amore, ha trovato una possibilità come possiamo scappare all'ira, venire da lui, credere nel suo figlio, pentirci, avere fede, ci crede Signore, e questo è l'unico modo. Non praticare una religione, non fare l'altro lei, insisto, e domenica o neanche il giorno. Dio ti vuole, guarda il cuore deve essere puro, e anche coloro che hanno un cuore puro, loro entreranno nelle leggende. Allora,
Italia che non finisce mai. Io sono un uomo felice qua a Napoli perché ho fede e perché proclamo il nome del Signore Gesù Cristo, è l'unica fonte dell'acqua della vita. In lui dovete avere Gesù, non il Maometto, non il Santo, neanche il Papa, anche il Papa è un peccatore comune. Lui ha detto oggi nella remissione dei peccati. Pentitevi, ravvedetevi, perché la legge è da lui. Questo è l'unico motivo per ottenere la vita eterna. Dio vi benedica. Amen.